Buongiorno a tutti, bentrovati. Questa settimana parliamo di cose positive dell'inizio delle vaccinazioni che è stato fatto lunedì. Siamo molto contenti di come sta andando. Ringraziamo la Ferrari per la collaborazione e l'ASL e tutti gli operatori per il grande lavoro che stanno facendo. Abbiamo dei ritorni molto positivi dagli anziani che sono molto contenti di potersi vaccinare perché credo che sia un sollievo per tutti, in particolare per i familiari. Avere i nostri nonni e i nostri genitori vaccinati e protetti. Quindi continuiamo con questa attività. Ricordo a tutti che il punto vaccinazioni è presso la pista della Ferrari a Fiorano, dove c'era il drive-thru. E poi è possibile prenotare. Ringrazio i farmacisti perché l'80% delle prenotazioni è avvenuto tramite i farmacisti. Ma è aperto anche il CUP per le prenotazioni e quindi è possibile, così come è possibile farlo con il fascicolo elettronico. Quindi avanti con le prenotazioni e le vaccinazioni che sono state fatte ieri l'altro, sono 698, quindi nel nostro distretto circa 700 persone al giorno e complessivamente scusate, a livello provinciale. Le dosi somministrate di vaccino fino adesso sono 46.434. I casi positivi a Modena ieri erano 233, mentre purtroppo sta peggiorando la situazione nelle scuole e quindi abbiamo in isolamento domiciliare due sezioni del nido a Formigine, una sezione a Corlo. Una delle primarie a Formigine, una primaria a Magreta e due primarie a Corlo. Quindi, mentre la situazione qualche mese fa era più preoccupante nelle scuole medie, adesso invece è più nelle scuole primarie. Però oggi pomeriggio i nostri volontari della Protezione Civile, che ringrazio veramente per il lavoro che stanno svolgendo, i tecnici del comune, faranno la sanificazione delle tre palestre di Magreta, Palmieri, Fiori e Ferraguti, proprio perché ci teniamo comunque a mettere le frazioni al centro, e mentre 2 settimane fa sono state sanificate quelle di Casinalbo. Sapete che la banca, la BPM, ci ha donato un sanificatore che stiamo utilizzando grazie alla protezione civile a rotazione nelle scuole e nelle palestre. Il numero dei casi sono complessivamente 136, di cui 21 ricoverati e 115 in isolamento domiciliare. A tutti i nostri auguri di una buona guarigione e veramente di tornare al più presto in salute. Passando anche a qualche bella notizia di lavori fatti in questo tempo così difficile. È stato presentato alla stampa il nuovo Camposette di calcio di Colombaro, perché come vi dicevo il tema delle frazioni al centro è per noi molto importante e Colombaro è una frazione importante e oggi ha un Camposette veramente tecnologico con la superficie in geotessuto, illuminato, il drenaggio delle acque, insomma. I ragazzi hanno già cominciato a utilizzarlo, quindi lo inaugureremo con un torneo di calcio appena sarà possibile. Un ringraziamento anche all'ASL Colombaro che comunque ha provveduto alla manutenzione di tutti gli impianti, quindi mentre noi facevamo il campo a sette, loro hanno provveduto tramite Domenico, un signore di 81 anni che fa il volontario e che ha provveduto a ritinteggiare tutte la struttura, quindi grazie a tutti i volontari che hanno collaborato con Domenico e l'ASD Colombaro. E nuove piantumazioni sul territorio, il tema dell'ambiente è sempre molto importante e mentre purtroppo abbiamo dovuto abbattere le piante ammalate, nel frattempo sono state fatte nuove piantumazioni a Corlo, al parco di Via Cavazzuti, con proprio la piantumazione del consorzio di Burana di 16 piante. Ricordo che ogni singolo albero può assorbire fino a 150 kg di CO2 e quindi dobbiamo contribuire in qualche modo a migliorare l'aria del nostro territorio. Abbiamo piantumato, come sapete, anche gli alberi per i nuovi nati, ma questa operazione di in qualche modo mitigazione
della qualità dell'aria continuerà con varie attività, compreso il fatto che comunque per quello che riguarda i trasporti ci sarà la possibilità appunto di fare dei controlli di velocità e ambientali come previsto ieri sera all'interno del Consiglio Comunale, all'interno della variazione di bilancio che abbiamo fatto e di cui vi parlerò più avanti. È in arrivo la foodie bag, questa è una novità, cioè la possibilità di dare ai nostri bimbi, in particolare agli alunni delle primarie del territorio e all'interno di una educazione alimentare per i nostri ragazzi e per evitare lo spreco, la possibilità appunto che con questi foodie bag possano portare a casa il cibo non utilizzato, la frutta non utilizzata all'interno della mense. Ricordo a tutti che le nostre sono mense certificate biologiche fin dal 2018 e credo che questo sia un valore molto importante sul quale dobbiamo continuare a lavorare perché crediamo che il cibo sia un fattore fondamentale per la salute dei nostri bimbi e dei nostri ragazzi e su questo tema dobbiamo fare un lavoro insieme alle famiglie. Questa sera vi aspetto per un tema internazionale, perché comunque il tema dei Balcani è un tema all'interno della nostra Europa e al quale nessuno di noi può restare indifferente, perché quello che sta avvenendo in Bosnia comunque è un dramma che si sta consumando dal 2015 e che per certi versi assomiglia a quello che ha dovuto fare l'Italia, quindi credo che come noi chiedevamo solidarietà agli altri paesi dell'Europa, così sia necessario dare solidarietà in qualche modo affinché possiamo costruire un'Europa più giusta, che abbia chiaro che i confini sono i confini dell'Europa e non quelli del singolo paese. E quindi che in qualche modo dobbiamo tutelare la solidarietà e in qualche modo anche la possibilità di fare dei ragionamenti insieme e di provare insieme a lavorare per la nostra Europa. Nostra Europa che con Next Generation e con il nuovo governo sembra avere grandi ambizioni. Noi ci candideremo anche noi con i nostri progetti, cercando all'interno comunque di una provincia così importante di presentare comunque progetti che abbiano un respiro di livello provinciale o anche regionale. Un augurio a tutti, vedremo nei prossimi giorni se la regione dovrà tornare arancione, è una decisione che spetta al ministro Speranza sulla base dei contagi, del numero dei contagi di questi giorni. In ogni caso, prudenza, coraggio, attenzione, il virus esiste ancora tra noi, dobbiamo andare avanti con le vaccinazioni e dobbiamo continuare a mantenere la prudenza. Vi aspetto questa sera per la rotta sui Balcani in collegamento YouTube o Facebook sui canali del comune e ringrazio anche Roberta Biaggiarelli per questa sempre continua sollecitazione. Il progetto è fatto con gli altri comuni di Maranello, Fiorano e Prignano sul Secchia. Un saluto ai colleghi, a tutti i cittadini, buona domenica a tutti.